sono Orlando Borini, un saluto agli amici di Pineta Sport. Mi trovo qui oggi a Saravallesese, Piazza Libertà, dove il 13 settembre avverrà la partenza del tentativo del record del mondo dei 1000 km. La partenza avverrà alle ore 14:30 e adesso venite con me che andiamo a svelare il percorso. Dopo la partenza che avverrà da Piazza Libertà alle ore 14:30 percorriamo Corso Matteotti, dopo Piazza Libertà abbiamo girato destra e percorriamo Corso Matteotti fino in fondo il paese, fino alla rotonda. Siamo appena usciti dal centro del paese, ci troviamo in questo tratto di discesa dove qua bisognerà mettersi in posizione e spingere forte perché bisognerà sempre stare oltre i 40 orari. Il tratto di discesa sarà circa 300 metri che ci porterà alla rotonda del Bowling per poi entrare nella frazione di Vintebbio. Siamo in via Marconi, siamo nella frazione di Vintebbio e tra poco vi sarà il primo strappetto di questo percorso. Se lo vedete, se vedete lo strappetto sembra una cosa da niente, ma vi garantisco che dopo una decina di ore questo leggero dentino si farà veramente sentire. Sono solamente un centinaio di metri, ma qua sarà la prima salita di questo percorso. Poi qui andiamo a scollinare e ci sarà un breve tratto di discesa dove si potrà ancora rilanciare l'azione. Siamo usciti dalla frazione Vintebbio, entriamo nella regione Cave. Qua adesso sarà tutta leggermente in discesa per un paio di chilometri fino al giro di boa di Romagnano Sesia. Qui la strada scende leggermente, bisognerà sempre stare in posizione e questo tratto si viaggerà sempre sui 40 orari. Abbiamo percorso 5 km e mezzo e stiamo uscendo dalla provincia di Vercelli, entreremo tra poco in quella di Novara e tra poco si girerà per il giro di boa. Circa 7 km e mezzo di leggera discesa fino alla rotonda. Tra poco incontreremo la rotonda di Romagnano Sesia sul ponte. Si girerà attorno alla rotonda e si tornerà indietro. E poi inizierà la parte più dura del percorso. Stiamo entrando nella rotonda, qua si entrerà a circa 37-38 all'ora in questo tratto, bisognerà farla bene, stare bene larghi, chiuderla bene alla corda e riuscire a portare fuori il più possibile la velocità. Qui si entrerà sui 37-38 mentre l'uscita sarà a circa 32 all'ora, quindi si perderanno 5-6 km orari, poi si inizierà la parte più dura del percorso. Qui a livello di testa sarà molto difficile perché la prima parte
è sempre una leggera discesa, mentre ora qua si sale e si salirà ancora per circa 8 km e ci saranno pochi punti dove si potrà respirare, tutta salita fino a Serravalle. Standing there in my American Apparel underwear, and I know now that I'm so down. Your lipstick stain is a work of art. I got your name tattooed in an arrow heart, and I know now. Qua siamo al decimo chilometro, siamo in un tratto di leggera discesa. È il primo tratto che troviamo da quando abbiamo girato la rotonda. Usciamo di nuovo dalla provincia di Novara, entriamo in quella di Vercelli, entriamo anche nel comune di Serravalle. Qua è un rettilineo in leggera discesa dove bisognerà sempre stare in posizione e cercare di viaggiare sempre vicino ai 40 orari. Qua passiamo questo tratto di galleria. Entriamo nella regione cave. Qua la strada inizierà a salire, sono circa un 300 metri dove la strada prima sale leggermente di un 2%, poi più avanti troviamo la salita un po' più impegnativa, sono solo un centinaio di metri ma con pendenze del 5-6%. Entriamo di nuovo nella regione cave. Arriviamo alla rotonda delle cave, sorpassiamo questo tratto della rotonda, leggera discesa ancora dove qua bisognerà alzare un po' la velocità perché dopo ci troviamo ancora un tratto di leggera salita. Qua siamo di nuovo entrando a Vintebio, la strada sale leggermente e bisognerà sfruttare il tratto che abbiamo appena visto della rotonda. Dopo la rotonda c'è una leggera discesa, bisognerà mettersi in posizione e cercare di spingere un pochino per tirare sulla velocità per poi uscire da questo tratto in leggera salita che sempre dopo una decina di ore diventerà veramente faticoso, anche se la vediamo non sembra una salita, ma vi garantisco che soprattutto nel finale di gara questo sarà veramente un duro strappo. Rientriamo a Serravalle, siamo sulla statale 299, siamo in corso Matteotti e qua possiamo vedere che inizia la salita. Questa è la salita più dura del tracciato, sono circa 300 metri con pendenze del 7-8%. Qui dopo una quindicina di ore questa salita sarà come fare lo Stelvio. Sarà veramente impegnativa e qua ci porterà nel pieno centro di Serravalle. Dopo aver percorso la rotonda staremo a destra, entreremo ancora nel corso Matteotti e lo percorreremo tutto e piazzeremo e passeremo ancora da Piazza Libertà che sarà la nostra sinistra. Siamo ritornati nel pieno centro di Serravalle, siamo corso Matteotti, sulla nostra sinistra
c'è Piazza Libertà dove prenderà inizio la gara. Ora qua si percorrerà un tratto in leggera salita sui cubetti, e anche questo qua è un tratto veramente impegnativo perché sui cubetti si fa molta più fatica. Stiamo percorrendo Corso Matteotti, siamo praticamente quasi all'uscita del paese, tra poco gireremo a sinistra e entreremo nel viale Sant'Useo. Qui terminiamo Corso Matteotti, siamo quasi all'uscita di Serravalle, si gira a sinistra e qui incrociamo Sant'Useo, si gira la rotonda e si percorre viale Sant'Useo. Qua abbiamo percorso 16 km e 700 metri e siamo quasi alla conclusione del giro. Questo rettilineo in leggera discesa che ci porterà ancora su Corso Matteotti. Bene, qua termina il percorso lungo 17 km e 751 metri, siamo di nuovo in Corso Matteotti, quindi vi aspetto tutti al 13 e 14 settembre a Serravalle Sesia. Siamo a Serravalle Sesia in Piazza Libertà dove prenderà il via il record di Orlando Borini. Siamo a 50 giorni da questo fatidico appuntamento, importante appuntamento sia per quanto riguarda Orlando Borini che per tutta la Val Sesia, in quanto darai lustro alla Val Sesia con il tuo record. Come va la preparazione? Sì, la preparazione sta andando bene, sono avanti, ci sono ancora 50 giorni. Sono già riuscito a percorrere sulle 10 ore consecutivamente in bicicletta, percorrendo sui 300 km, quindi sta andando molto bene, anche se il tempo ultimamente ha sempre quasi piovuto, però sono sempre riuscito ad allenarmi e sto già bene. Ci saranno delle attività collaterali al tuo record? Sì, stiamo organizzando un po' assieme a Samantha Profumo, a Silvia Bertocco e anche le pedale Valsesiano dei giochi mentre io farò questo record, perché dovrò fare 1000 km, quindi ci sarà tanto tempo per fare altro, e quindi abbiamo organizzato un po' con delle biciclette da spinning, si potrà pedalare. Così mentre si guarderà il record si potrà pedalare, poi la domenica pomeriggio, a domenica 14, vi sarà una gara per giovanissimi aperta a tutti dai 5 ai 12 anni, e quindi insomma speriamo che sia una bella giornata. Vogliamo illustrare la bicicletta, questa bicicletta speciale by Keula? Sì, è una bicicletta da strada un po' adattata per fare questo tipo di record, è una normalissima bicicletta da strada, poi abbiamo cambiato un po' le corone davanti, correrò con un 46-39 davanti, sarà il rapporto un po' più corto, di dietro avrò una scala 12-21, poi ci sarà questo manubrio da triathlon che abbiamo appena messo, abbiamo appena provato, che va bene, e quindi una bicicletta da strada adattata per fare questi 1000 km.
Vogliamo ricordare gli appuntamenti per gli amici di Pianeta Sport e per tutti gli sportivi che verranno qui a Serra Vallesese a sostenerti. Sì, la partenza verrà proprio da qua, da questo punto, da Piazza Libertà Serra Vallesesia, il sabato 13 settembre alle ore 14:30, mentre l'arrivo è un punto di domanda, comunque sicuramente dopo le 18, le 18:30 bisognerà percorrere 1000 chilometri, saranno da fare 56 giri e quindi penso sicuramente dopo le 18 vi sarà l'arrivo. Buona. Bisogna salutare. Bisogna salutare, no? L'appuntamento di Pianeta Sport.